ragazzi, la parola è una sola, eh. Quando uno fa una promessa la deve mantenere. Tu adesso di che è brutta questa canzone. No, infatti. No, onestamente no, non è brutta, non è il mio genere, però non è brutta. Non puoi dire che, cioè, senti proprio la melodia che esce dal cuore, è meraviglioso. A me è piaciuto un sacco. È poesia. La parte in cui c'è Aspetta, Marco. Sai che la parte fatti furbo. In questo momento abbiamo preso un sacco di pubblico da Napoli. Non è che uno per sbaglio sente Gigi allora. No, invece come no? Napoletano è il Gigi detector. Ma che scherzi, loro c'hanno bravissimo il detector. Il Gigi detector. Bravissimo. Tu a Napoli sei in macchina, senti Gigi e ti fermi e poi sente noi. E noi vi ricordiamo che a Marcianise, ragazzi, c'è On Air. A Marcianise dov'è? Vicino a Napoli? Eh sì, dove fanno box, no? Allora, mi hai promesso che sabato sera mandi il gran maestro a Marcianise a guardare il film. Bravissimo. Con gli ascoltatori. Basta che gli procuriamo un biglietto del Napoli e quello sabato è lì, ragazzi. Allora, io gli pago il biglietto del Napoli, tu dai, lo mandi bene, a vedere il film fatto. Con gli ascoltatori. Ci va anche Higuain a vedere il film, tanto non c'è niente da fare nel weekend. In teoria stasera siamo a Bologna e poi domani sera siamo a Roma, al cinema, quello vicino, a Luci Cinema vicino a Fiumicino, se non sbaglio. Non lo so, non so un cazzo di Roma. Al Fiumicino. Forse. Al Fiumicino, esatto. Madonna mia, ragazzi, cosa stiamo facendo? E questo vi fa capire che siamo veramente arrivati proprio alla frutta. Alla canna del gas. Alla canna del gas. E allora, per risolvere questo momento di crisi, proprio in generale, sì, cinematografico, siamo ricorsi proprio all'ultima spiaggia, ragazzi. Cioè, se uno pensava che mettere il disco di Gigi D'Alessio e fare un accordo con lui durante il suo tour fosse il fondo, no. Fallo per me. Sì. Non parlare al plurale. Cioè, fallo per Paolo Joffer, ti prego, parla di te. Che sei arrivato col piattino stamattina in radio. È la cimietta. Quindi apriamo il caso. È ufficiale. Il cinema italiano è in crisi. Colossi come Batman vs Superman, che incassano meno di 70.000 euro a sera. Ma loro sono ricchi. Loro sono distribuiti in tutto il mondo. Mentre il film dello zoo, On Air, storia di un successo, ha una distribuzione di merda, assenza totale delle locandine, sale piccole e sfigate e debiti equivalenti a 7 reni. Ma cosa possiamo fare per cambiare le cose? Come possiamo fare per battere questa crisi? Come possiamo fare per recuperare almeno le spese? Scatta il piano B. La pietà. Per cercare di convincere le persone comuni a tornare al cinema, no, almeno sta settimana. Poi potete mandarlo anche a fare in culo. Pronto? Pronto? Sì. Senta, una curiosità, ma lei sta andando al cinema? No. Perché? Oh. Pronto? Stai segando? Pronto? Sì, pronto. Senti, no, una domanda. Ma perché non vai al cinema? Perché non ho tempo. Non hai tempo. Non ho tempo. Dai, che stai dormendo. Adesso che cazzo stai facendo? Sono andando all'università. Appena esci, pam, cinema, vai a vedere un bel film. Magari. Che cazzo? Solitamente non vai al cinema? Certo. C'è un bel film che devi assolutamente vedere. Come sarebbe? Si chiama On Air. Ma proprio è un film della Madonna. Sì. Vai a vederlo, fammi sta cortesia. Va bene. E qua si è messi male, la gente non va più al cinema, cazzo. Ma vai a vedere i porno di solito o vai a vedere film anche con una trama? Questo è bello, eh? Va bene, lo andrò a vedere sicuramente. Come si chiama il film? On Air, bravo, yeah. Perfetto. Mi raccomando, me l'hai promesso, eh? Va bene. Ok, ciao caro, grazie. Ciao. Occhio. Pronto? Sì, salve, una domanda, mi scusi, lei va al cinema? No. Perché? No. Perché non mi piace. No, non ti piace. No. Dimmi, dai, chi chiede il telefono? Allora, bisogna andare al cinema, perché senza la gente che va al cinema i film muoiono, poi che cazzo guardi in televisione? Che cazzo guardo? Guardo che cazzo voglio io, e non mi interessa né televisione né del cinema né niente, perché mi sono rotti i coglioni, adesso vado in comune e cambio anche il cognome. La Madonna. Ascolta, tu devi andare al cinema, punto e basta, è chiaro? Sì, vabbè, vado a farlo mettere in culti, la radio 105 No. Persona spigolosa.
No. Pronto? Stasera vai al cinema però. Ancora? Al dai, cinema? Vai al cinema. Cinema dove vuole andare? Se non lo dovremmo neanche qua, porco. Ma no, come non c'hai cinema? Dai, è pieno di cinema. Dove sei? A San Michele non abbiamo più cinema qua, né quello del prete, neanche quello di Latisano. Non abbiamo più niente. Cos'è? Qua. Provincia di Brescia o di Bergamo? Ma che è Bergamo, provincia di Venezia? Vai a Venezia, dai. Allora, se tu vai stasera al cinema io non ti chiamo mai più, te lo prometto. Dove andare al cinema? Dove comprare un cinema per andare a vederlo? Dai, fai due metri con la macchina. E dove vado a vedere il cinema? In manicomio. Allora, adesso ti cerco un cinema vicino a casa tua. Marcon. E non fatemi rompere ancora. Giuro che non te lo puoi. Allora, Marcon vicino a Venezia. Marcon, sai dove? Perché a Madonna sono 80 km da qua. A Mestre. Sì, sono 80 km da casa mia. La Madonna, infatti sti 80 km non ti rompo più i coglioni, scusa. Dai, che vedo, sentivo passare da quattro bestemmie che sei a posto, dai. Allora, vai stasera a vedere il film On Air, va bene? Sì, va bene, ok. Come ciao. Si chiama il film? La figa. Lascia perdere. Ciao, buon pranzo. Ciao. Occhio. Chi non va al cinema? È un figlio di puttana. Parola di Santina. Brava signora. Brava Santina. Incisivo ragazzi. Cazzo, è un trailer ragazzi. Si sente che comunque c'è uno studio di marketing dietro questa promozione. Sì. Sai che dopo aver passato il disco di Gigi D'Alessio tutto il resto per me è noia. Cioè hai sti disco. Che palle. Mettine un altro allora. No, esagerare. Joffer. Ciao, sono Paolo Joffer, stai ascoltando Crystal Lake featuring Kiffin Fickalink. Cosa hai detto? Hai detto Fickalink. Non ti permettere mai di contraddire Paolo Joffer. Chi è? Mi raccomando, il mio programma, ascoltatemi tutti i pomeriggi insieme Marco, quegli altri. Questo è lo zoo di Paolo Joffer.